lettori di BadTaste.it, benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un fumetto edito da Bao Publishing per la sua collana dedicata al fumetto giapponese Aiken. Il fumetto in questione è La Taverna di Mezzanotte, Tokyo Stories numero 1, scritto e disegnato da Yaro Abe. La Taverna di Mezzanotte è un ristorante particolare, si trova in una piccola stradina di Shinjuku, quartiere di Tokyo. È un ristorante che viene chiamato di mezzanotte perché apre a mezzanotte e continua a servire i piatti fino alle prime luci del mattino. È un luogo particolare appunto non solo per l'orario in cui è aperto, ma anche per la clientela che lo frequenta e per il suo menù. La gente naturalmente che va a cenare nel cuore della notte è tutta gente che fa vite piuttosto particolari e in questo luogo si incontrano soprattutto perché al di là del menù fisso che viene proposto, che potrebbe sembrare un pochino noioso, il proprietario di questa taverna propone tutti i piatti che vuoi. Puoi ordinare quello che preferisci e se lui ha gli ingredienti sarà ben lieto di servirlo. Se questa storia non vi giunge nuova è perché da questo fumetto è stata tratta una serie TV proposta da Netflix che si intitola Midnight Diner. Ero davvero curiosa di leggere questo fumetto, proprio perché conoscevo la serie e sono rimasta piacevolmente stupita. È un fumetto molto prezioso per l'atmosfera in cui riesce a calare il lettore e non solo. Bao Publishing infatti l'ha proposto in un'edizione molto carina, sia per la qualità della carta, anche della sovracopertina. Quando si apre il volumetto c'è questa pagina in trasparenza e questo primo numero comincia con una serie di tavole a colori. Quindi diciamo che come esordio di questa nuova serie proposta da Aiken è un esordio piuttosto prezioso e secondo me vale la pena di dare una chance a questa serie, ma adesso vi spiego anche il perché. Protagonista assoluto della Taverna di Mezzanotte è il cibo, ma il cibo nel senso più ampio del termine. Non solo questa può essere un'occasione per scoprire tanti piatti casalinghi e tradizionali della cucina giapponese, quindi per un appassionato può essere già un incentivo ad approcciarsi a questa storia, ma si esplora il cibo nel suo ruolo di aggregatore, nel ruolo sociale che il cibo ha nelle vite delle persone. La storia, così come è narrata, è costruita attorno al cibo. Cibo appunto come mezzo per unirsi, le grandi decisioni vengono prese mangiando, la scusa di andare a mangiare assieme è quella che si usa nel momento in cui si vuole passare del tempo con una persona. Ebbene, qui sono narrate tantissime brevi storie che parlano proprio della nascita di relazioni, del rapporto di tante persone diverse con il cibo. Come è composta appunto questa storia? Ogni capitolo è quasi autoconclusivo, sono tante storie, alcune davvero davvero piuttosto brevi, che partono da un piatto in particolare, che quindi ruotano tutte attorno al cibo. Alcune delle storie sono completamente autoconclusive perché il personaggio che ne è protagonista è un cliente che si è recato alla taverna per un'occasione sola e poi è sparito. Alcuni invece sono clienti abitudinari che quindi ritornano ciclicamente nelle varie storie brevi che vengono raccontate. A narrare queste storie è l'uomo che è raffigurato nella sovracopertina di questo volume, che è il proprietario della taverna, e quindi lui decide appunto di raccontare mentre si fuma la sua sigaretta alcuni degli aneddoti che più gli sono rimasti impressi e che sono accaduti nel suo locale. Ci sono tantissime storie, tutte storie che appunto partono da un piatto e che ne delineano il ruolo che ha nella vita del personaggio che è protagonista della storia breve. Ci sono cibi che rievocano in questi personaggi dei ricordi, quindi loro si recano in questa taverna e chiedono esplicitamente piatti talvolta assurdi perché potrebbero essere fatti tranquillamente a casa senza bisogno di andare al ristorante, ma che per loro hanno un valore emotivo molto forte ed è appunto la ragione principale per cui continuano a chiederli. Il proprietario della taverna ricorda alcuni clienti in modo particolare proprio perché continuano a chiedere sempre lo stesso piatto e magari un piatto assurdo, non certo da ristorante. E i personaggi che confluiscono in questo ristorante sono strani, sono personaggi bizzarri, la cui bizzarria talvolta è parte della loro personalità. Ci sono personaggi estremamente scaramantici che continuano imperterriti a usare le bacchette del ristorante, quelle che si devono spezzare, pur rompendole di continuo, e non provano mai a portarsi delle bacchette da casa, perché pensano che nei momenti in cui riescono a spezzare bene le bacchette questo porti loro fortuna, e quindi tentano la fortuna ogni volta che vanno al ristorante. Ci sono
personaggi che all'interno di questo locale costruiscono amicizie. Amicizie che nascono dallo scambio di cibo o dall'avere gusti simili. E molti di questi personaggi hanno appunto un ruolo molto breve, perché la loro storia è molto breve, ma è sorprendente, perché le aneddoti che vengono raccontati hanno sempre qualche sorpresa, un finale che non ci si aspetta. E quindi, già da questo primo numero, Yaro Abe dimostra di essere capace di calare il lettore all'interno di quella che è l'atmosfera della convivialità del ristorante piccolo e familiare in cui la gente si trova a mangiare nel cuore della notte, che è un'atmosfera molto affascinante che è resa benissimo all'interno delle pagine di questo fumetto. E poi riesce a sorprendere il lettore, ad accattivarlo, perché è una lettura estremamente di intrattenimento, proprio perché ogni breve storia ha un risvolto che è inaspettato. Una di quelle che mi ha colpito di più è quella di una donna che truffava gli uomini grazie alla sua capacità di cucinare benissimo un piatto. Oppure un'altra donna in evidente sovrappeso che continuava a dire che avrebbe prima o poi cominciato la dieta. Oppure ci sono bizzarre coppie di persone che si incontrano nel ristorante e stringono amicizie nonostante dall'aspetto e dai modi che hanno sembrassero inizialmente completamente incompatibili. E poi ci sono storie un po' più brevi, come vi dicevo, a sé stanti, che narrano momenti fondamentali della vita di queste persone che capitano per caso nella taverna, si affezionano ad esse e poi vengono ricordate dal suo proprietario. Tutto questo fa sì che ci sia proprio un'atmosfera avvolgente di questo ristorante, che tra l'altro è anche un modo per scoprire delle piccole curiosità o delle dinamiche di quella che è la vita tradizionale giapponese, perché vengono rappresentati quelli che sono personaggi tipici dell'immaginario o anche soltanto di chi legge manga, il businessman, l'ex idol e tutte queste figure che si incontrano in questa taverna e hanno una piccola storia da raccontare. E dunque, nel complesso, ho gradito tantissimo questa lettura e non vedo l'ora di continuare con la serie. E c'è una caratteristica in particolare, che però questa volta riguarda lo stile di disegno, che mi ha colpita molto, ed è la capacità dell'autore di riuscire a caratterizzare i volti dei personaggi, che talvolta sono anche molto caricaturali, alcune volte sono un po' sopra le righe proprio per cercare di accentuare alcune loro caratteristiche. Ecco, questa sua capacità di disegnare i volti fa sì che quando un personaggio viene riproposto in un'altra storia, nonostante ci siano tantissimi personaggi all'interno del volume, è subito riconoscibile. Immediatamente, quando un personaggio si ripropone nella taverna, è facile ricollegarlo al momento in cui era apparso precedentemente. Ed è una cosa che talvolta, con rose molto larghe di personaggi, con gruppi appunto di personaggi molto numerosi, potrebbe non capitare e potrebbero insomma sfuggire alcuni passaggi. Le tavole, tendenzialmente, visto che gran parte della storia è ambientata all'interno della taverna, hanno degli sfondi molto scarni e l'attenzione è appunto posta alla cura dei personaggi. Però ci sono anche tavole più dettagliate, alcune che riguardano il cibo, che come vi dicevo è il grande protagonista di questa storia, altre che riguardano le scene esterne, dove appunto è necessario porre un pochino di più di attenzione anche agli sfondi, dunque al luogo in cui i personaggi si muovono. Questo primo numero mi è piaciuto davvero molto. È una lettura particolare, come vi dicevo, ha la sua grande forza, secondo me, nella capacità di raccontare il cibo, nella capacità di raccontare piccole storie, talvolta un po' sopra le righe, ma piccole storie umane, e di coinvolgere il lettore nell'atmosfera di questa particolarissima taverna aperta da mezzanotte all'alba. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e, come al solito, vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!